forte la battuta, tiene Anderson, Giannelli, Leon, 3-3. Spark tiene Anderson, Giannelli, Leon, money out di Leon, Balanovic, Anderson, Giannelli, di nuovo Anderson, trova questa diagonale in posto 6 ed è Matthew Anderson, l'americano, batte forte, non tiene la ricezione di Cisterna, allora si allunga Leon che con una mano scaraventa a terra questo pallone, 10-8 per Perugia, Nicola Gerbic, c'è Michele Baranovic al palleggio, appoggia questa palla, la tiene Anderson, poi la pipe di Wilfredo Leon. Non è scaramantico, allora Michele Baranovic, la battuta, la tiene Anderson, Giannelli, Anderson, si chiude qui con il punteggio di 20. È ricominciato il secondo set qui a Perugia, la palla nelle mani di Giannelli, la pipe di Matthew Anderson per il punto numero... Battuta per Cisterna, c'è il numero 7 Stephen Marr, finora molto efficace in tutti i fondamentali, Giannelli di nuovo... Anderson sceglie per la seconda palla, per il secondo punto, Matt Anderson. Allora punto numero 5 per Cisterna, in battuta c'è Tommaso Rinaldi, la palla che sbatte sul muro, Anderson, Giannelli, una pipe difficile per Leon, forse un po' vasta comunque. E in battuta c'è proprio Aidan Jingle, l'ex Verona, che alza questa palla, la l'appoggia verso Anderson, Giannelli in salto, arriva Leon che chiude un'impressionante diagonale da un'altezza incredibile. In battuta c'è di nuovo Dragan Travis. Verso Mara, Baranovic, una palla bassa che dava in qualche modo Raffaelli, Leon cerca una diagonale molto stretta, molto efficace, che vale il punto. Capitano della nazionale italiana, Simone Giannelli, soprannominato Prestigio qui a Perugia, abbiamo visto, nonostante sia molto giovane, sia del classe 1996, ha guidato la nazionale italiana alla vittoria dell'Europeo, un traguardo veramente importante. Intanto appoggia al sbaglio, una ricezione sporca di Cisterna. Meglio organizzate in questa stagione, non solo a livello italiano ma a livello europeo, allora serve qualcosa di più per mettere in difficoltà la formazione.
ovviamente la Cassa Valley interna vuole riscattare l'ultima stagione dall'ultimo posto. Intanto arriva la schiacciata da pipe di Rinaldi, la palla che difesa da Perugia la torna nell'estremità di Cisterna, allora arriva Stephen Marr, palla che vedete si passa sul nastro. Cholet, al suo centrale Sebastian Cholet, bronzo olimpico a Tokyo per la classe 1990, ancora lì per i fischi. Forte la battuta, Marr in qualche modo arriva la battuta, il capitano di Perugia, l'ingresso di Cholet per alzare il muro in questa frazione di gioco. Cavazzini in qualche modo arriva la combinazione al centro, il punto di Fossi, vediamo questa palla spinta verso Elia Fossi che attacca verso posto 5, il punto